Stasera mi butti? Allora ricorda, separami dai falsi amici del vetro. Rimuovi il tappo e gli altri accessori dell'imballaggio. Gettami nell'apposito contenitore senza il sacchetto. In questo modo possiamo fare grandi cose per il pianeta. Il vetro è immortale. Se lo raccogli correttamente, può essere riciclato all'infinito. Un'estate sicuramente calda come tutti gli anni, voi della Dolphin impegnati quotidianamente a monitorare le spiagge, a fare in modo che vada tutto bene. Fino ad oggi come è andata? Beh, diciamo che è iniziata dura, gli altri anni era un po' meno. Diciamo che abbiamo ricevuto tante chiamate, abbiamo, diciamo, nel progetto Estate Sicura dell'amministrazione, come ha detto, ben detto lei, con la Polizia Locale, la Guardia Costiera, abbiamo già diciamo avuto 15 soccorsi circa, insomma. Per condizioni marine avverse? Sì, diciamo che passa da un mare tranquillo a un mare agitato come questi giorni, addirittura forza 9, poi lo scirocco in queste scogliere da molti problemi. Ecco, infatti ricordiamo uno dei primi interventi, nemmeno il tempo di insediarsi i bagnini di Estate Sicura hanno dovuto operare un soccorso, lo ricordiamo, il primo di un bambino che a causa della risacca stava per essere spinto addosso agli scogli. Cioè, uno dei messaggi che deve passare è: cerchiamo di prestare sempre attenzione anche alle condizioni del mare, soprattutto in determinati punti. Si verifica proprio questo, che all'inizio stagione abbiamo tanta voglia di farci il bagno e tanti turisti balneari non hanno coscienza all'inizio di quale mare è e in quale condizione, anche perché le scogliere in questo caso sono molto vicine alla riva ed è facile avvicinarsi, no? Pensando che lì si è più riparati, ma in realtà poi fa delle correntine di risacca che spingono verso delle buche diciamo molto limitrofe alla scogliera. Un bambino di 80-70 centimetri, 100 centimetri, gli si crea subito il problema. Il primo bambino aveva 6 anni, è stato insomma un bel salvataggio di un nostro ragazzo che ha portato a buon fine la situazione, insomma. Senta, gli altri invece erano sempre bambini oppure anche adulti? Ma guardi, io mi sono scritto un po' i report mandati in Guardia Costiera. Abbiamo un bambino di 6 anni, uno di 8, uno di 13, perciò sono 5 minori, insomma, più o meno. L'altro ieri una ragazza di 22 anni, polacchi, con il fratellino di 13 anni, sempre zona nord di Ladispoli, che è la zona più complicata, diciamo. Bambini fanno presto perché l'acqua è subito alta per loro. Eh sì. Ecco, diamo anche dei consigli. Qua, intanto ricordiamo le postazioni dei bagnini per l'Estate Sicura, dove sono? Purtroppo magari il turista non conosce l'allarme, no? Non conosce quel tipo di problematica con il fischio, non viene ascoltato e si avvicina. Ecco, quando è stato domenica un peruviano che poi tra l'altro sono stati portati via dalla polizia per altri problemi perché non sembravano non molto cognitivi, diciamo. Ok, bene. Sì, abbiamo capito, abbiamo dato anche notizia di questo fermo da parte della polizia con questi soggetti che hanno dato in escandescenza appunto in spiaggia, addirittura credo che alcuni agenti siano rimasti addirittura feriti. Per quanto riguarda invece il progetto Estate Sicura, ricordiamo un po' dove sono posizionati i bagnini del progetto e come vi coordinate tra voi?
L'amministrazione, ecco, diciamo, con l'ufficio De Magno, in collaborazione con il comandante Cristian Vidale, ottima persona, ottimo ufficiale, insomma, ci dà grande supporto. Hanno deciso di metterla nella spiaggia di Palo, che è la spiaggia più lunga di Ladispoli, diciamo che è a sud di Ladispoli. Una a Marina di San Nicola, una spiaggia centrale, e due a nord, diciamo vicino allo stabilimento La Baia, e uno vicino allo stabilimento Scorpion Bay, cioè nella zona più a nord, anche perché nella zona centrale, diciamo, ci sono quasi 17 stabilimenti, 15 stabilimenti, perciò lì è abbastanza supervisionato. Le zone più complesse sono quelle che più o meno hanno evidenziato con il comandante, e meno male, insomma, in altri anni non abbiamo avuto lo stesso comandante, ci sono stati più incidenti, molti più incidenti, con un aumento della mortalità, quale noi, con l'aiuto dell'amministrazione, avevamo portato quasi a zero la mortalità. Da 30 anni esistiamo in questo territorio, abbiamo ben capito dove sono le location più problematiche, insomma. Senta, ma siete in collegamento diretto tramite radio tra assistenti, bagnanti, protezione civile, polizia locale, comunicazione in tempo reale? Lei è molto attento, diciamo che è questo il motivo, forse fino a oggi, perché poi domani non si sa della riuscita di questo progetto, perché appunto, lavorandoci in inverno, la Guardia Costiera, l'amministrazione, con un po' l'aiuto nostro, abbiamo collegato tutti i stabilimenti per radio, in modo tale che ogni bagnino è in collegamento con l'altro vicino, perciò nell'emergenza tutti sanno che c'è un'emergenza lì e scatta un supporto dei stabilimenti limitrofi e delle nostre postazioni, con l'aiuto poi dei nostri volontari andiamo a rafforzare quello che è il supporto a mare, con moto d'acqua, con gommoni, insomma quello che il mare permette. Questo è un mare che non c'è un porto, perciò quando esci non sai quando rientri, sono queste le difficoltà, e questo collegamento, ecco, per esempio, si perdono molti bambini, per esempio, no? Questo per 10 minuti la mamma e i papà, i genitori vanno in difficoltà, perché si spostano magari di 50 metri, un bambino 6-7 anni poi non si ritrova più, e con questo collegamento intercettiamo a distanza di 100-200 metri, uno a destra e uno a sinistra, si chiude il raggio d'azione e il bambino viene ritrovato. In questi giorni abbiamo ritrovato già 3-4 bambini che si erano allontanati dal loro ombrellone. Ecco, tutto qua. Ottimo zona Ladispoli o zona Marina San Nicola? Dove si perdono di più i bambini? Ma in questo momento è accaduto a Ladispoli, accade molto a Ladispoli, perché forse c'è più bacino d'utenza, no? E pertanto magari c'è più movimento, ecco. E in questo momento Ladispoli. Penso che il punto centrale di un'emergenza è la comunicazione. Se abbiamo comunicazione, tutto si può risolvere in breve tempo. Senza comunicazione diventa tutto più difficile, insomma, ce lo insegna, insomma, tutto quello che è militare, tutto quello che è, no, è radio, ormai siamo mediatici, perciò anche stamattina Beh. Noi, no? Sì, è vero, noi siamo mediaticissimi. Senta, adesso passato luglio, si arriva ad agosto, già dall'amministrazione comunale hanno detto ci aspetta un agosto caldo, intensificheremo ovviamente i servizi in spiaggia. Voi che tipo di agosto vi aspettate dal punto di vista della sicurezza a mare, dell'affluenza della gente, rispetto anche ovviamente alla vostra esperienza degli anni passati? Dovrebbe calare questo mare, insomma, almeno fino al 20 potrebbe tornare un'alta pressione, e questo facilita. Diciamo,
La nostra è soccorso dopo, ma è prevenzione, no? Ce lo insegnano le grandi didattiche, no? Che è la prevenzione, perciò uso della prevenzione, perciò al caldo, bere, stare all'ombra, e poi noi, per esempio, per quanto riguarda le spiagge, abbiamo dei ragazzi volontari che pattugliano le spiagge e collegano le postazioni camminando con dei supporti di salvataggio, con lo zaino pronto all'uso della medusa, alla piccola ferita che può avvenire fuori, pattugliano e danno opera di prevenzione, sempre con comunicazioni verbali, con comunicazioni attive per radio. Penso che questo sia già importante. E poi il mare, perché se il mare è calmo, può accadere che il nonnino non sta bene per la pressione, no? E ecco, per questo può avvenire il cardiopatico, no? Può avvenire il problema, quello patologico, però se il mare è calmo è tutto più semplice, è molto più semplice. Allora incrociamo le dita. Incrociamo le dita, certo, certo, certo. Grazie mille per essere stato in collegamento con me, ovviamente buon lavoro a tutti voi. Grazie, è un piacere per me avere questo rapporto, soprattutto mirato alla comunicazione e all'abbassamento, diciamo, della mortalità dell'incidente acquatico, che in Italia sono 8.000, diciamo, 8.000 perimetro di costa, abbiamo quasi 400 morti l'anno, e questo è una cifra importante per una penisola. Eh sì. È importante.